Ripeto le cose che ci siamo detti perché ripetita Juvent. Allora, di che parliamo stasera? Stasera, come già abbiamo specificato nelle premesse, parleremo di glutine. È importante e ho preferito affrontare subito questo argomento perché credo che sia il cuore dell'argomento in pasto. Tutto ruota intorno al glutine, tutto ruota intorno a questa capacità di questa proteina di legarsi e di formare queste maglie glutiniche di cui sentiamo sempre parlare come fosse la maglia della salute, quelle cose là. È importante quindi affrontare e capire quali sono gli argomenti di base, le tecniche di base, sia cosa fa il glutine, sia come formarlo in maniera corretta. Ho preparato un paio di impasti perché dovete vedere la differenza di formazione o formatura del glutine in base a quello, in relazione a quello che noi riusciremo e vogliamo fare. Quindi avremo un glutine molto formato per alcuni tipi di impasto, un glutine molto poco formato per altri tipi di impasto. Bene. Allora, cominciamo partendo da che cos'è il glutine. Poi alla fine di questa argomentazione faremo una ventina di minuti, sì e no, di chiacchiere, dopodiché parleremo e faremo vedere il primo impasto, il secondo che fermo lì, e poi passeremo a fare le domande. Primo argomento. Che cos'è il glutine? Proteina. Ricordate, l'amido è uno zucchero, il glutine è una proteina. Che ha di caratteristica questo glutine? Cosa fa il glutine all'interno del nostro impasto? Fondamentalmente fa due cose, ragazzi. Uno si lega, ogni molecola di glutine si va a collegare con le altre molecole di glutine a formare delle catene. Come accade questo? Accade perché io, da un punto di vista, diciamo, facendo una specie di fumettistica alla Walt Disney, immaginate che il glutine si colleghi a un altro tramite un gancetto. Ogni volta che immettiamo energia nell'impasto, quindi ogni volta che noi facciamo per esempio un'attività di impastamento, che possono essere le pieghe oppure una vera e propria azione di impastamento, immettiamo e trasferiamo energia all'interno dell'impasto. Questa azione di trasferimento fa muovere le molecole di glutine che fatalmente finiscono con agganciarsi con altre molecole di glutine, formando prima dei piccoli gruppetti, dei piccoli spezzoni. Poi collegandosi sempre a questi spezzoni sempre più lunghi, faranno delle catene, poi si formano delle vere e proprie maglie glutiniche, delle basiche di questo tipo qui, e poi si fanno tridimensionali. Una volta che questo glutine si è formato, voi dovete immaginare che non è una cosa chimica, ma è una realtà effettiva, una realtà fisica che noi abbiamo all'interno del nostro impasto. Questa realtà fisica porta a due conseguenze. Da una parte crea una struttura molto strefitta, più o meno fitta a seconda di quanto forte lo creiamo, che serve per trattenere i gas all'interno dell'impasto. Amici miei, qualsiasi impasto noi facciamo, qualsiasi attività di lievitati noi affrontiamo, che può essere il pasticcere che fa i bignè, oppure il panettone ancora di più. O la pizza, o il pane, o qualunque altra forma di dolce, il ciambellone, quello che vi pare. Qualunque cosa ruota intorno alla necessità di incamerare aria, gas all'interno del nostro impasto. Questo è tutto il giochino che noi facciamo. Incameriamo aria nell'impasto. Serve, tutto quello che facciamo serve a questo. È finalizzato a incamerare aria, gas. Questi gas li preleviamo dai lieviti che producono gas mangiando i nostri zuccheri, producono gas. Ma come si trattengono all'interno dell'impasto? È grazie al glutine. Il glutine forma una specie di struttura che fa una specie di rete al cui interno resta intrappolata la bollicina di gas formato dai lieviti. Per avere un'idea, provate a tagliare, immaginate una fetta di pane, vedete tutta quella bella alveolatura che c'è? Bene, quelle sono le alveolature create dal nostro glutine, al cui interno ci sono quelle bolle che sono quelle trattenute dal glutine stesso. L'effetto è che, producendosi un gas, producendosi un trattenimento, una struttura che lo trattiene, noi avremo un aumento di volume del nostro impasto. L'impasto diventa più voluminoso, più soffice. Ecco perché giochiamo a questo gioco di trattenere i gas. Perché trattenere i gas significa rendere l'impasto soffice. Riusciamo a morderlo in modo piacevole. Questo lo scoprirono per primi gli egizi, prima c'avevamo altre cose, ma non c'era la lievitazione. Ora, la seconda azione che fa il glutine è che struttura e regge come un'impalcatura tutto l'impasto che noi creiamo. Questo che vuol dire? Passando, abbandonando per un po' diciamo, la narrativa disneyana dei gancetti, delle palline,
e passando ai legami veri e propri, quelli chimici, i gancetti si chiamano, da un punto di vista chimico reale, i ponti di solfuro, legami di ponti di solfuro. Il ponte di solfuro come funziona? Quando si forma, ogni volta che si crea un ponte di solfuro, cioè che si forma un gancetto di quelli che vi dicevo, viene richiamata una molecola d'acqua dall'interno dell'impasto, quindi l'acqua sciolta all'interno dell'impasto viene richiamata in questo ponte di solfuro e intrappolata all'interno del ponte di solfuro. Ecco perché l'impasto si asciuga. Questo è il motivo perché ogni volta che noi lavoriamo l'impasto, più lo lavoriamo e più l'impasto si indurisce, perché si forma la maglia, quindi la struttura, e dall'altra parte si asciuga perché l'acqua non è che evapori, ma resta incapsulata all'interno dei ponti di solfuro. Perché è importante? Perché il glutine non è una struttura che una volta che si forma resta fissa in eterno, ma è qualcosa che così col tempo, una volta che si è formata, col tempo tende a disfarsi. I ponti di solfuro tendono a saltare, vi aggiusto un attimo la barba perché è una cosa importante. Come abbiamo formato i ponti di solfuro, col passare delle ore i ponti si slacciano. Il fatto che si slacciano è importante perché ogni volta che si sgancia questo ponte di solfuro si allenta un pochino la maglia, immagina che sono milioni di ponti che si formano, ma ogni volta che un ponte si slaccia viene liberata quella molecola d'acqua che avevamo inizialmente intrappolato nel ponte stesso. Quindi una volta che noi informiamo i pallini, voi avete fatto ai napoletani, avete visto quando voi lasciate troppo a lungo le palline all'interno o le formate un po', vi capita spesso di ritrovarvi e le palline della napoletana un po' umide, un po' appiccicose, un po' rilassate, voi le vedete, si spiattellano, perdono la loro rotondità iniziale, si spiattellano, si allargano e diventano umide, appiccicose, a volte anche proprio lucide. Il motivo per cui questo accade è perché si sono slacciati i ponti di solfuro, quindi tutta quell'acqua che era inizialmente intrappolata all'interno dei ponti torna a essere libera nell'impasto e quindi ricomincia a formare l'effetto appiccicoso. Ma significa anche che l'impasto si è indebolito, non ha più quella struttura rotonda, quella bella impalcatura che lo reggeva si affloscia. Per farvi capire quanto è potente questa molecola del glutine, pensate che un chilo di panettone viene retto da circa 200 grammi di farina. 200 o 250 grammi di farina, a seconda della ricetta poi anche, contengono al loro interno fra i 13 e i 14 grammi di glutine per ogni 100 grammi. Quindi vuol dire che 25 grammi di glutine su 200 grammi tengono su 25 grammi un chilo di farina con amido, burro, tutti gli agenti che noi andiamo a mettere, gli immissioni, gli zuccheri che hanno un effetto molto rilassante dell'impasto, lo dilavano, lo fanno afflosciare. Tutto questo insieme di roba, l'acqua, viene tutta trattenuta all'interno dal nostro glutine, con soli 25 grammi di glutine. Pensate che potenza, che capacità ha. Adesso, ultimo argomento, quanto glutine dobbiamo formare? E qui interviene il concetto di progettazione dell'impasto. Perché? Perché noi non dobbiamo fare sempre la stessa quantità di glutine. Se noi facciamo, per esempio, un impasto ad alta idratazione, pizza in teglia aromata, pizza alla pala, quello che piace a voi, ad alta idratazione, dovremmo incordare tantissimo perché c'è tanta acqua, dovremmo assorbirla, vi ricordate i ponti di solfuro chiamano l'acqua? Per farlo quindi dovremmo incordare, formare molti ponti di solfuro per succhiare via tanta acqua dall'impasto e prosciugarlo. Quindi alta idratazione, tanta corda. Infatti voi lo vedete, no? Quanto tempo si fa girare nella spirale, ma anche nella planetaria, è un po' più veloce, ma insomma. Sapete che lo fate per formare bene il vostro glutine. Ma nella napoletana questo non funziona. Se noi formassimo tutto quel glutine anche nella napoletana, cosa avremmo? La famosa effetto gomma. Il famoso, come dire, camera d'aria, no? Che voi tirate il cornicione, ve lo strappate con i denti a morsi fortissimi. Questo significa, ovviamente, che la vostra pizza non sarà apprezzata. Io ricordo il nome, ma non lo dirò neanche sotto tortura, di alcuni pizzaioli super famosi che avevano elaborato per primo un impasto napoletano ad alta idratazione e che avevano un pochino il problema di avere un effetto gomma strepitoso. Cioè voi mangiavate la pizza, il primo boccone si scioglieva in bocca senza nessun problema finché la pizza era calda. Via via che si raffreddava, mentre voi, se voi non finivate rapidamente il vostro piatto di pizza, finiva che gli ultimi bocconi erano proprio immangiabili, durissimi.
E questo è l'effetto di raffreddamento della pizza napoletana. La napoletana come nemico ha la gomma. L'effetto gomma è un nemico assolutamente terribile per la napoletana. Quindi dovremo trovare un modo per formare il meno possibile la gomma. E la gomma fatalmente è il glutine. Più formeremo il glutine, più avremo l'effetto gomma. Quindi noi avremo due impasti diversi, la pizza in teglia e la napoletana, e due formature di glutine completamente diverse. Nella pizza in teglia noi avremo una formatura tale da prosciugare tutta quell'enorme quantità di acqua, nella napoletana tutto questo non sarà necessario, anzi dovremo ridurre al minimo, per ridurre al minimo l'effetto gomma, tenendo presente una cosa, che le due tipologie di pizza si differenziano fondamentalmente anche per la velocità di cottura e quello impatta fortemente sull'effetto gomma. Una pizza molto formata, con glutine molto formato, come la pizza in teglia alla romana, se cotta per 8, 10, 12 minuti, come accade normalmente nei nostri forni, è ovvio che non sviluppi un granché di effetto gomma, diventa al contrario molto friabile. La napoletana no, la napoletana cuoce un minuto e 20, un minuto e mezzo, quando abbiamo forni non molto performanti, e il risultato, o comunque scegliamo di fare, diciamo, cotture un po' più lente, il risultato è avere un effetto gomma grazie alla velocità, alla potenza di fuoco del forno e alla velocità di cottura. Lì si sviluppa molto di più la gomma. Quindi, sapendo che abbiamo una bassa idratazione e un effetto gomma provocato dalla cottura veloce, noi sulla napoletana dobbiamo fare tutto ciò che serve per azzerare il glutine. Come lo facciamo? Allora, vediamo. Qui sotto giace una bella palletta di impasto di napoletana. L'abbiamo fatta apposta in previsione di questa diretta ed è una napoletana fatta con un buon, prima di tutto con questa farina che vedete qui alle mie spalle. Questa farina, la farina Due Priori, è una farina che abbiamo messo a punto strepitosa. Voi non lo leggete perché l'etichetta lo riporta un po' più in basso, in questo momento non riusciamo a portarlo sopra, ma vedete i due profili, i Due Priori stanno là sopra. Uno sono io, quello più gonfio, l'altro e Francesco Priori, ecco perché i Due Priori. Abbiamo messo a punto insieme, abbiamo fatto tutti e due un lavoro di ricerca sui prodotti, facendo dei test, delle prove, e crediamo di aver ottenuto una farina veramente di altissima fascia. Perché? Perché ha un V intorno ai 280-300, che è una via di mezzo ed è, con un po' di attenzione, utilizzabile per tutti e due i tipi di pizza, sia per la napoletana che per la pizza in teglia ad alta idratazione. Poi contiene tutto quello che di buono ci può essere in una farina. Molte crusche, tipo 1, però leggere, quindi sono le crusche interne, quelle più leggere, quelle più umide. E quelle crusche sono buone al morso, non sono fastidiose e soprattutto lasciano la colore della farina piuttosto chiaro. Quindi un gusto eccezionale, un profumo delle crusche favoloso. Poi in più è macinata a pietra, cioè vedete conto, solo grani italiani e c'è anche il germe di grano dentro. Ragazzi, una cosa più buona non si può realizzare, ok? Diventa veramente una pizza carica di profumi, di sapori, ha una struttura eccezionale. Vi faccio vedere adesso, con l'aiuto della regia, che si sveglia subito, eccola lì, e interviene con la velocità di un fulmine, vi mostro come, ecco, questo è il nostro impasto di pizza napoletana, che è stato realizzato circa mezz'ora fa più o meno. Allora, a noi serve un pizzico di farina, dove l'avevamo messa, eccola, vi mostro, butta qui, ok. Ragazzi, questa è la farina, vedete che meraviglia, è una farina, se sotto le dita si sente che è tipo 1 e quindi è fantastica, proprio bella, profumata. Allora, noi adesso diamo una leggera spolverata di farina al nostro impasto realizzato per la napoletana e vi mostro quello che secondo me, non è una legge assoluta, come al solito è sempre un'opinione personale molto soggettiva, secondo me è il corretto punto passa napoletano. Non deve avere l'effetto rimbalzo, non deve essere elastica, deve essere quanto più possibile soffice e tendente a somigliare a una nuvola. Guardate che succede se io affondo il dito, guardate, resta lì. Il dito resta assolutamente fermo, il foro resta bucato, guardate, se lo rifaccio, guardate che meraviglia, zero tendenza a risalire. Se avessi un effetto gomma troppo forte,
questo punto pasta sarebbe molto più potente, molto più tenace, con il risultato che avremo subito il riempimento del fosso, del foro che abbiamo creato. Guardate, guardate che meraviglia, è bellissimo. Ed è il punto pasta che io consiglio per la napoletana. Ha una struttura tale da creare comunque una perfetta alveolatura, da sollevarsi nel forno grazie alla sua potenza di calore che ha, però anche quello di non avere più nessuna traccia di quell'effetto gomma così pericoloso. Però questo non è l'unico tipo di impasto che noi possiamo avere. Adesso togliamo questo. Guardate, non ha struttura questo impasto. Vedete che carino? Lo metto via e vi mostro invece l'altro impasto che abbiamo preparato, che è quello nato per andare a finire in pizza in teglia o alla pala. Me lo avvicino un po'. Adesso questo lo passiamo qui. E passiamo a un tipo di impasto completamente diverso. Eccolo qua, vedete? Questo è un impasto all'80% fatto con la stessa farina di quella. Quindi noi abbiamo sempre la farina a due priori. Qui siamo riusciti a non farle sviluppare glutine, a trattarla in modo tale da avere un punto pasta estremamente morbido, soffice, a effetto nuvoletta. Qui invece abbiamo creato un tipo di maglia glutinica molto molto più serrata, molto più forte. Perché? Perché abbiamo una grande quantità di acqua, perché abbiamo una cottura diversa. Quindi, avendo una cottura diversa, avendo una quantità di acqua molto molto maggiore, avremo anche un effetto diverso di corda. Adesso buttiamo questa sul banco. In una delle prossime puntate dei nostri mercoledì vi farò vedere come si ottengono questi due risultati di formatura, sia quello della napoletana e sia anche questo della pizza in teglia. Adesso metto un po' i guanti perché altrimenti avremo le mani attaccate per tutta la serata. Adesso vedete, ragazzi miei. Quanto è il libro di questa bella napoletana, chiedono? La napoletana è 63, quella che abbiamo visto prima. Questa invece, pizza in teglia, è 80%. Siamo andati proprio sul classico, amici miei. Quindi abbiamo 63 napoletana, 80 per la pizza in teglia. Vedete che adesso io farò una prova di allungamento dell'impasto per fare le pieghe. Farò una serie di pieghe con l'effetto che all'inizio troverete che via via che io sollevo l'impasto si allungherà a dismisura, perché non si è formato ancora tutto il glutine che deve formarsi, quindi rimarrà parte attaccata alla base, non si solleverà, non riuscirò a spiccicarlo facilmente. Dovrò fare due o tre pieghe, si formerà alla perfezione l'impasto e a quel glutine, e a quel punto noi riusciremo ad avere una palletta magnifica e bellissima tonda. Ma adesso vedete, è molto un po' appiccicoso, molto rilassato. Allora, partiamo con la prima piega e guardiamo l'effetto. Vi ricordo che quello che sto facendo adesso è formare il glutine, che vuol dire formare i ganci dei ponti di solfuro. Quindi quella che adesso è una pizza leggermente, un impasto, vedete, leggermente appiccicoso, lo vedete? Fra poco, quando avrò finito di fare le nostre pieghe, sarà un impasto completamente liscio, zero appiccicoso, perché l'acqua sarà stata assorbita dai ponti di solfuro. Partiamo. Allora, vedete, si stacca non proprio subito e facilmente, ma un po' di fatica la richiede. Ecco, facendo le pieghe, il nostro impasto acquista struttura, da spiattellato che era diventa sempre più rotondo, sempre più composto, sempre più sferico, si dà una leggera pirlatura ed ecco che, guardate che meraviglia di impasto. Questo è un 80%, ragazzi, 80%. Cioè, senza compromessi, una cosa fa 75, senza compromessi, guardate come non attacca assolutamente. Zero. Se ripetiamo la manovra, allora, che succederà adesso? Se lasciamo le cose come stanno, tempo 10 minuti, l'impasto tenderà ad allargarsi.
cioè quei ganci di solfuro che abbiamo preparato, quei ponti di solfuro, quei gancetti di glutine, tenderanno col tempo rapidamente a sciogliersi. Perché? Perché ne abbiamo formati in maniera un po' parziale. Quindi cosa dobbiamo fare per dare il massimo della struttura alla nostra palla? Ripetere la manovra. Dandogli tempo 5-10 minuti, l'impasto, vedete, già rispetto a prima, che era più rotondeggiante, si è un pochino rilassato. Se aspettiamo e facciamo altre due parole, per cui lo ritroveremo piatto. Come riproverò a fare le pieghe, come abbiamo fatto prima, quindi solleverò, piegherò, quella struttura che acquisirà, che sarà ancora più forte, sarà anche più duratura nel tempo. Quindi adesso l'impasto acquisisce una struttura che dura poco, dura 3-4 minuti. Col secondo giro durerà una mezz'ora. Col terzo giro avrà una resistenza di struttura molto maggiore che si allungherà fino a circa 2-3 ore. E se ci pensate, sono le 2-3 ore che servono per raddoppiare, servono ai lieviti per produrre i gas, per raddoppiare e per andare poi in stesura e cottura. Quindi, vedete, siamo riusciti a far quadrare tutti i passaggi della nostra pizza per portare tempistiche e passaggi fino alle condizioni ottimali. Adesso la lasciamo ferma qualche minuto. Nel frattempo, se ci sono delle domande, cominciamo a rispondere a qualche domanda. No, vai tranquillo. Ok. Allora, questo che facciamo adesso, vedete, abbiamo avuto lo spiattellamento, proviamo a fare una seconda piega. Abbassiamo la telecamera direttamente sull'impasto e vedete, seconda piega. Guardate come viene su, molto più composto rispetto a prima, vedete? Non è più spiattellato brutto come era prima, appiccicoso, non si attacca più a tutto il banco, ma è completamente formato. Guardate, se io adesso lo pirlo, perché questo si chiama pirlatura, non voglio dirvi quanti commenti ci sono sul concetto del pirlo, ecco, guardate che bella struttura, questa non attacca più, a zero appiccicosità, ed abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, creare una bella struttura alla nostra palla, creare al suo interno una maglia glutinica che possa intrappolare i gas, togliere tutto quell'eccesso di umidità, di acqua che aveva al suo interno e che si è tolta, sottratta soltanto grazie all'azione della nostra maglia glutinica. Quindi abbiamo avuto, e questa è la cosa importante ragazzi, la stessa farina. Tirami su un po' sul viso per favore, perché questa notizia è importante. Noi per un unico tipo di farina, cioè la farina a due priori, siamo stati in grado di fare un ottimo 80%, quindi con una perfezione di risultato ottimale, ma anche un 63% senza glutine. Capite che questo è importante e si ottiene solo grazie alla tecnica. Quindi quando vi dicono sì, per fare l'impasto a 24 ore ci vuole per forza la farina V-tot e vi sparano un numero, sappiate che tutto questo ha una valenza molto relativa. La parte che interessa di più è quella che riguarda le tecniche da utilizzare. E le tecniche sono finalizzate al risultato che vogliamo ottenere. Quindi la progettazione dell'impasto è tutto. Perché quando io dico voglio fare un impasto napoletano e so bene che non dovrò fare nella macchina una corda pazzesca, ma dovrò fare una corda molto relativa, anzi il meno possibile, se faccio la napoletana classica. Poi se faccio la napoletana contemporanea, quel cambio in maniera radicale, perché si va verso il 75, anche l'80% e si ritorna a fare grandi corde. Ok? Quindi tenete presente questo modo, questa modalità di azioni in base al risultato che volete ottenere e tenete presente che esistono farine che riescono a ottenere entrambi i risultati. Ottima pizza napoletana, vi ricordate il punto pasta? Anzi, ora lo riprendiamo, ve lo faccio rivedere. Se me lo prendi, vediamo se non si è rovinato tuffandolo nella farina. Eccola qua. Guardate, vi faccio vedere. Aspetta un po'. Guardate, questo è il punto pasta napoletano, non lo vedete? Ecco, questo è l'impasto napoletano, questa è la stessa farina portata a impasto per l'80% per la pizza in teglia alla romana. Guardate il punto pasta napoletano, guardate che meraviglia. Affonda delicatamente fino in fondo, non torna su, perché non può tornare su, perché non ha nessuna spinta non avendo formatura di glutine. Non c'è glutine che lo spinga. Qui invece, vedete, se io spingo, torna su, se io non abbotto, la maglia regge. Se lo faccio lì, spiattello, questa ha una struttura molto, molto, molto più formata, molto più grande, più forte, più, vedete?
che meraviglia. E pensate che sono due impasti fatti con la stessa farina. Questo porta una pizza napoletana che vi si scioglie in bocca. La cosa più buona che possa accadere per la napoletana è che vi si sciolga in bocca. E questa è la pizza in teglia più bella, quella più svuotata, quella più alta, più alveolata, che voi possiate desiderare. La ottenete grazie alla stessa identica farina, alla stessa quantità di profumi e sapori. Ecco tutto. Va bene? Allora facciamo una pausa di 3 minuti, ci rivediamo fra 3 minuti di orologio per la prosecuzione, cioè alle 7:30. Ok? Un breve stop. Ok, eccoci tornati, mi sono un po' sistemato, un po' pulito. Allora ragazzi, la domanda che fanno un po' tutti quando arriviamo a questo punto è: va bene, dobbiamo usare un glutine diverso a seconda del tipo di prodotto che vogliamo realizzare, ma come facciamo a riconoscere la qualità della farina, la quantità di glutine nella farina da utilizzare per quello specifico prodotto? Per esempio, per la napoletana, che cosa conviene utilizzare? Ebbene, per la napoletana è fuori discussione che non conviene utilizzare farine di grande forza, conviene utilizzare farine che arrivino massimo intorno ai 280-300, tipo quelle che abbiamo usato noi, massimo. Ma se la usiamo più leggera è anche meglio. Il prodotto è ottenere una farina ancora più garbata, una pizza ancora più leggera, ancora più ariosa e soprattutto più scioglievole in bocca. Questo è fondamentale per la napoletana. Quindi, che tipo di glutine dobbiamo utilizzare? Pensate a una farina che va da un 200, 220 fino a 280, 300, che è quella che abbiamo usato massimo noi. Se andate oltre rischiate di avere gomma, se andate sotto rischiate di non incordare e di avere una farina, una pizza un po' troppo spiattellata. Quindi dovete usare una farina che sia all'interno di questo range. Per quelli che non conoscono ancora le farine e non sanno bene come regolarsi, ricordate che sulla busta, sulla confezione di farina, non viene riportato quasi mai il W, ma tranne che non accada, per esempio, nel caso della Garofalo o di altri prodotti che adesso cominciano a mettere il W. Però il V non viene quasi mai riportato. E allora come ci si regola? Ci si regola basandoci sulle quantità di proteine contenute. Se voi andate a vedere le informazioni nutrizionali troverete la quantità di zuccheri presenti, che sarebbero i carboidrati, la quantità di proteine e poi le informazioni tipo le calorie sviluppate e altro. Quando trovate le proteine è quello che interessa a noi. Le proteine vanno da un minimo di 9%, e siamo intorno ai 200, 220, 200, fino a un massimo, quindi dal 10 più che altro, 10%, fino al 13%, quello è il range per la napoletana, perfetto, ottimale, e corrisponde dal 200, 220 fino a 280, 300. Quando andiamo invece verso la pizza in teglia ci conviene avere più glutine, quindi se andiamo intorno ai 280, 300 di partenza è perfetto, ma possiamo spingerci fino anche 350, 360, vanno bene uguali. Ricordatevi che più andate oltre, più quantità di glutine c'è, quindi più sarà facile formarlo e più rapidamente questo accadrà. Tanto è importante questo, che a seconda del tipo di prodotto, i professionisti hanno elaborato delle macchine, utilizzano delle macchine di tipologia differente, molto differente. Pensate, napoletani, terrore del glutine, che fanno? Si inventano una macchina che forma sì l'impasto, ma lo forma con un bassissimo sviluppo della maglia glutinica. E l'esempio qual è? La forcella, la classica macchina che incorda al meno possibile l'impasto, lo incorda e lo riscalda il meno possibile. Poi si passa alla planetaria, che incorda un po' di più e scalda un po' di più, poi questo dipende anche da come viene utilizzata, foglia, gancio, alta velocità, bassa velocità, quello è tutto un discorso separato. Per arrivare poi alla bracci tuffanti, che è quella che sviluppa la maglia glutinica più lunga, viene utilizzata per i panettoni, e la famosa spirale, che un po' tutti cominciamo ad avere anche noi a casa, che è quella che sviluppa la maglia glutinica più forte, più dura e soprattutto più corta. Quindi una maglia glutinica molto molto stretta e serrata, che è quella che ci fa fare lo sviluppo più importante per i nostri prodotti. Volevi dire qualcosa? No, sono tranquilla. Ok. Questo tipo di differenza svilupperà effetti differenti. Quindi la cosa che dovremmo fare noi è progettare il nostro impasto in funzione del prodotto che vorremmo utilizzare. Quindi
Che vogliamo fare? Teglia o napoletana? Che vogliamo fare? Medio, bassa, alta idratazione? A seconda delle risposte che daremo a queste domande, andremo fatalmente verso una tipologia di lavorazione. Abbiamo tutti i tipi di macchine, abbiamo solo alcuni, siamo senza macchine, possiamo lavorare con il non-id. E quindi a seconda delle risposte che daremo, progetteremo e andremo in direzione di un tipo di impasto, di un tipo di tecnica da utilizzare, di un tipo di maglia da realizzare. Questo ci porta a avere un prodotto, come avete visto prima, completamente diverso. Stessa farina, stessa macchina utilizzata in tutti e due i casi, la planetaria, ma con dei trucchetti per ottenere dei risultati diversi. E per la napoletana sono andato verso l'impasto bello, soffice, arioso, nuvoletta, chiamiamolo così. Oppure verso l'impasto molto incordato, liscio, bello, forma di palla, perfetto da vedersi, che è quello della pizza italiana romana. Ora, quali sono i pericoli del glutine? Oltre a quello di creare un eccesso di glutine, per esempio nella napoletana, l'altro grande pericolo è un errore nell'attività di lavorazione. Perché, per esempio, la spirale, mentre per la planetaria, con un trucchetto che in una delle prossime puntate vi mostreremo, riusciamo a fare un impasto ad alta idratazione 80%, fra i 6, 5, 6 minuti, 7 minuti massimo, otteniamo un risultato perfetto, una corda meravigliosa, un impasto a palla liscio. Mentre nella spirale questo non accade. E sappiate che la spirale è quella che, come risultato finale, è quello che dà l'impasto molto più forte e tenace di tutti gli altri. Quindi è quella che, come risultato finale, ottiene il glutine più forte. Ma come attività di lavoro è anche quella un pochino più a rischio, un po' più pericolosa. Perché? Perché va inserito l'acqua un po' alla volta. La formazione del glutine deve essere, diciamo, progressiva, non può essere immediato buttando tutto quanto all'interno, avviando la macchina e via. Questo lo potete fare con idratazioni medio-basse fino al 70-72%, ce la potete fare. Se salite dal 75 in su, cominciate a mettere prima tutta la farina, una parte dell'acqua e tutti gli altri ingredienti, e poi la parte rimanente di acqua la inserite a filo un po' alla volta. Perché? Lasciate che si formi il glutine, vi ricordate maglia con i gancetti, l'assorbimento dell'acqua, e poi avvetterete altra acqua che verrà assorbita grazie a quel solito meccanismo e renderà disponibile l'ingresso per altra acqua. Qual è il pericolo? Uno, che noi non riusciamo a mettiamo l'acqua troppo in fretta. Se mettiamo l'acqua troppo in fretta, l'impasto crolla sotto il peso dell'acqua, e il guaio della spirale è che non lo fa recuperare più. Quindi quando voi esagerate nell'immissione dell'acqua, ne mettete troppa tutta insieme, la conseguenza è il crollo dell'impasto. E questo è uno. Dall'altra, se io rallento troppo l'immissione dell'acqua e mi trattengo troppo tempo a far girare l'impasto, la spirale scalda parecchio. E a furia di scaldare l'impasto, il risultato sarà che l'impasto anche lì crollerà purtroppo fatalmente per un disfacimento dell'impasto. Proprio si disfano tutti i punti di solfuro, crolla. E lì è terribile, perché la struttura che acquisisce l'impasto è veramente disgregata, è brutta a vedersi, è tutta fatta a forma di piccoli grumi, iperappiccicosa, e non potete buttare quanta farina volete al suo interno, non la recupererete mai. È una cosa orribile, è veramente un incubo. La cosa più brutta che possa succedere a un pizzaiolo di pizza ad alta idratazione è far spatasciare, si chiama così, si spatascia l'impasto all'interno della spirale, perché veramente è uno spettacolo quasi epico, proprio un crollo di quelli terribili che poi diventa una specie di incubo per il resto della vostra vita. Quindi ragazzi, non dovete esagerare troppo, trovate sempre una via di mezzo e aggiungete l'acqua via via che si rende possibile questa opportunità. Ok? C'è Andrea Santi che l'ho reclutato come domandatore. Ah, domandatore, dici tutto Andrea, dici. Allora, fai domande facili, ti prego, non mi metto difficile. Perché quando si aggiunge l'acqua conviene rallentare i giri della spirale? Secondo me, si dà pure la risposta, lui fa tra la domanda e la risposta. Secondo me, se si rallenta, la riassorbe meglio. Allora, il concetto è che noi dobbiamo fare in modo che l'acqua si diffonda all'interno di una struttura che è già formata. Perché ricordate come funziona la spirale? Noi creiamo la zucca e poi aggiungiamo un po' d'acqua. La zucca tende a sciogliersi e poi comincia a diffondersi l'acqua all'interno di tutta la zucca che viene recuperata. Perché, abbiamo detto, ponte di solfuro. Quindi farlo lentamente significa creare meno stress all'impasto.
Ovviamente non dobbiamo rallentare in maniera esasperata, dobbiamo evitare di andare alla velocità massima, quello sì, perché la velocità massima è un frullino che non ha molto significato, fra l'altro. Però rallentare leggermente significa consentire all'acqua di raggiungere più efficacemente tutto l'impasto, di diffondersi in maniera omogenea all'interno dell'impasto e ottenere il risultato migliore. Ora, vi ricordo che la differenza di tipologia di farine porta una differenza di tipologia di quantitativo di glutine al suo interno, il che vuol dire, a seconda della farina, ragazzi, dovete fare lavorazioni differenti. Questa è la cosa principale. Lavorazioni differenti a seconda della tipologia di farina. Una farina come per napoletana, per esempio, estremizziamo per rendere tutto più chiaro. Stiamo facendo dei test con delle farine bassissime, 180, 160, 140 addirittura, per fare la napoletana. E vi dico che una delle cose più belle e stupefacenti è la qualità di quell'impasto al morso. Perché ottenere una farina con così poco glutine significa avere una specie di frolla fatta come napoletana, e quando la mordete vi si disfa in bocca, è veramente un effetto di leggerezza formidabile. Ovviamente significa avere anche l'abilità di formarla correttamente, perché se non la formate correttamente e non date abbastanza struttura, l'impasto resta piatto, il forno manco riesce a sollevarlo, quindi non sviluppa. Perché resta piatto? Ricordate, perché formando il glutine, i ponticelli, formiamo le catene, formiamo le maglie strutturano e trattengono i gas. Se noi non strutturiamo quel glutine, non ne mettiamo abbastanza, il gas va via. Ragazzi, l'impasto è un fluido molto denso, ma è un fluido così come lo è l'aria, così come lo è l'acqua, sono fluidi. L'impasto è un fluido molto denso, ma risponde alle stesse regole dei fluidi. E che vuol dire? Che se io all'interno di un fluido metto un gas, il gas fatalmente tenderà a salire, a raggiungere la parte esterna, la superficie esterna dell'impasto, scoppiare la bolla e dissolversi nell'aria. Questo accade normalmente nei fluidi. Pensate all'acqua minerale, le bollicine che fa, pensate all'aria con i gas che risalgono, soprattutto quelli più leggeri o quelli più caldi. Il risultato è lo stesso all'interno dell'impasto, sia pure molto più lentamente e anche più visibile, si formano le bolle, eccetera. Quindi cosa dobbiamo fare? Trovare un corretto equilibrio fra formazione del glutine e mancato eccesso nella stessa formazione. Se ci riusciamo avremo i prodotti migliori del mondo, amici miei. E noi, questo è il nostro sforzo continuo, la nostra ricerca di perfezione sta proprio nel fare tutti gli sforzi per ottenere la formatura migliore del glutine che trattenga il gas, ma non diventi effetto gomma. Questo è tutto. Quindi più acqua, più gas, più gomma. C'è una domanda, Mattia Gallucci. Mi è capitato a volte che la pizza sia attaccata a biscotto. Ho letto possa essere stato a causa di un impasto non ben incordato che rilascia l'acqua in cottura. È vero? Come si può evitarlo al meglio quando si impasta a mano? Allora, l'impasto a mano è di due tipologie, quindi chiariamo prima quale tipo di impasto a mano abbiamo. Se hai l'impasto a mano tradizionale, quello delle nostre nonne, no? Che fanno la piega, poi schiacciano e vanno avanti, oppure se sono i non-id. In entrambi i casi il nostro scopo è realizzare, come ti dicevo prima, il corretto equilibrio nella formazione del glutine. Se è troppo poco, l'impasto diventa appiccicoso, si sfalda, non regge più la struttura, il che vuol dire che quando lo appoggi sul biscotto, soprattutto se è un biscotto di non è il casapulla, chiamiamolo rustico, cioè quello rugoso, pieno di asperità, che aiuta molto a compensare questi problemi. Ma se è quello liscio, tipo la piastra tradizionale, il risultato è avere un impasto che si appiccica fatalmente. E quello è proprio l'eccesso di acqua libera nell'impasto. E che vuol dire? Che non è abbastanza incordato. Come si può evitare? Incorda leggermente di più. Fai varie prove, incordando leggermente di più sicuramente raggiungerai il tuo risultato ottimale, vedrai che sarà sempre meglio ogni volta che farai le prove. Ti ricordo a questo proposito un piccolo trucchetto: quando si appiccica l'impasto o comunque si sporca la piastra che sta all'interno del forno, non raschiare niente, perché quasi sempre le nostre piastre, tipo il biscotto di Casapulla o quello della piastra Fiesoli, sono tutte piastre di altissima qualità, estremamente friabili. Quindi se tu raschi, il risultato è avere la formazione di polverina, che certo non è il massimo. Quindi quello che dobbiamo fare noi è lasciare che si pulisca correttamente da sola.
grazie all'effetto nel calore, si chiama pirolisi, cioè il calore che scioglie, pirolisi, fuoco che scioglie, e noi lo mettiamo a palla a massima potenza, un quarto d'ora, 20 minuti, e il biscotto sbianca come sbianca all'interno di un forno a legna. E quindi con quel trucchetto recuperi tutto quell'eccesso di acqua che avevi lasciato all'interno del tuo impasto, e il successivo lo farei sicuramente un po' più incortato. Va bene? Ragazzi, io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione che avete avuto, sono contento di aver fatto questo nostro primo appuntamento ufficiale, quindi in realtà poi è stato il secondo. Vi ricordo che mercoledì prossimo faremo un ulteriore appuntamento e che verrà ampiamente anticipato da una serie di annunci che farà Rita sul gruppo e sulle pagine nostre. Va bene? Vi auguro una splendida serata e una grande quantità di impasti magnifici. Grazie a tutti e arrivederci.